Ce ne andiamo a Milano, dove sento pioggia. O è un water, è uno scarico oppure pioggia. No, Riccardo Sada. Riccardo, dove sei? In bagno. Ciao dal gabinetto di Trend. Benvenuti. Come va? No, sono sul terrazzo. Benissimo, voi? Bene, tutto bene. Ti volevo chiedere, ma su a Trend, quando tiri lo scarico, l'acqua va in senso orario oppure antiorario? Antiorario, qui siamo sulla luna, non c'è gravità e non ti dico che bello. Danilo dice: ah, non gira, zampilla, esce fuori dal bate. Tio Fontanella, senti, ma sta piovendo? Sì, è tutto qua. Finalmente abbiamo coperto il... è diventato un gazebo più che terrazzo. Oh, cacchio, meno male. Almeno una cosa molto figa. Sì. Almeno puoi starla fuori. Ma fumi tu, Rick, sigarette? No, ah, niente. Zero? Neanche super alcolici, sono bravo. Bravo, Rick, grande. Grande, vedi, quando lo diciamo noi che sei un nostro mito, anche per questo. Non lo sapevo io che non bevevi, però vedi che piano piano scopriamo altre cose di te che ci portano sempre più a pensare questo. Sì. Senti Rick, tu, il lavoro tutto a posto sta settimana qua? Tutto bene, sto chiudendo proprio ora uno speciale sui Tokyo Hotel, ogni tanto bisogna anche un po' smarchettare. Va bene. E quindi facciamo questo speciale in occasione del concerto qua di Milano, e quindi piacciono, questo poster. Piacciono a te Tokyo? Qualche pezzo vecchio, sì. Qualche pezzo vecchio era proprio carino, era proprio molto efficace, bello. Okay. Però ultimamente sono un po' strasvenduti. Però. Dai. Senti, Rick, so che poi ne parli dopo. Ti voglio solo chiedere: hai visto Sanremo ieri? No. Zero. Ma guarda, non voglio assolutamente atteggiarmi, fare il cioè mi sono dimenticato. Aia. Si vede che talmente l'ho rimosso con la storia di Morgan e ste robe qua, che l'ho proprio spazzolato via dal cervello, proprio boom, come se, non so, avessi fatto un tasto di reset. E infatti mi sono messo lì a lavorare alla sera, tranquillo, davanti al computer, così ho detto. E poi accedo a Facebook e qualcuno mi dice: cosa ne pensi di Sanremo? No. Oh, sì, è vero. Che miseria. L'ho dimenticato. Vabbè, dai, può capitare. Io sto guardando adesso che ieri stavamo al lavoro, quindi non ho visto neanche io niente. Morgan, non te l'ho chiesto, che è stato mandato via da Sanremo, visto che prima l'hai citato, il tuo pensiero, che mi interessa molto. Ma io guarda, lo stimo molto a livello non professionale, semi-umano, nel senso che scavando si trovano delle cose molto interessanti in Marco Castoldi. Sì. Però al di là di quello che è successo, se è stata una mossa pubblicitaria, promozionale della sua casa discografica, non lo so, non è che mi interessi molto. Quello che mi ha dato fastidio è l'atteggiamento di una volta che avevamo cercato di fare un'intervista, eravamo più giornalisti, è barcollato, è caduto giù dalla console perché era stato chiamato per fare il DJ in un locale tra l'altro di una mia amica, quindi ha fatto una pessima figuraccia, ma non solo davanti a me, ma ripeto, davanti a tanti colleghi, quindi è stata una cosa un po' triste. Mm. Poi per il resto, io quando l'ho incontrato invece durante uno showcase, davanti a un pianoforte, davanti ad altre persone, sembrava un'altra persona. Si vede che forse lui è fuori di testa quando fa delle cose che non gli piacciono. Mm. Infatti il DJ è una marchetta per lui. Certo, certo. Quindi probabilmente Pippa va fuori di testa così, proprio perché ci sono delle cose che non gli vanno giù e lui cerca di come me per dimenticare il Sanremo, no? Faccio tasto di reset, solo che lui lo fa in una maniera diversa dalla mia. Magari io ci bevo su un bicchiere di Bardolino e lui invece lo fa in una maniera diversa. Ovvio, però ovvio. Guarda, in altri frangenti è un introspettivo, un personaggio stranissimo, quindi è il diavolo e l'acqua santa. È un po' il dottor Jekyll e Mr. Hyde alla fine. A me piacciono però queste persone qua, belli dannati, un po' cazzuti. Ma, ok, ascoltami, visto che ti ho buttato Sanremo, so che volevi accennarla la cosa. Ieri ho visto Cassano. Oggi dovrebbe esserci Bob Sinclair. Allora, dovrebbe essere venerdì, dal comunicato stampa dell'Universal è venerdì. Io ho fatto un po' di indagini, ho scoperto che dovrebbe, come sorpresa, perché l'Universal annuncia una sorpresa, in realtà la sorpresa dovrebbe essere che lui è sul palco con Shaggy. Sì, sì, sì. E quindi ci sarà questo duo, anche perché, non so se voi sapete questa notizia, ma Bob Sinclair uscirà con un album tutto interamente in chiave reg, sì. Quindi non dance. Sì, 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 è vero, con quindi Shaggy ci sarà proprio. Questa esatto, quindi ci sarà questo progetto qua tutto molto Tomorrow People,
niente, quindi faranno ascoltare, faranno presagire quello che sarà poi alla fine l'album direttamente sul palco di Sanremo. Okay, è una cosa interessante. Ecco, venerdì mi sa che lo guardo. Lo guardi per Bol Sinclair? E poi giro, ovviamente. Ok, sì, sti cacchi. Insomma, che te ne frega. Ascoltami, poi da buon milanese quale sei? Cioè, visto che abiti a Milano, è doveroso. Io ci sono stato, mi pare, 3 anni fa alla BIT, alla Borsa Internazionale del Turismo. Come stanno andando le cose quest'anno? Guarda, saranno molto interessanti perché nonostante la crisi, nonostante tutto, il settore del turismo è quello che tira. Quindi cosa succede? Visto che siamo in tema di Morgan, la situazione è buona. Però guarda, ti dico, nonostante appunto la crisi, tutti si stanno muovendo magari verso i weekend piuttosto che andarsi a fare 3-4 settimane in qualche posto. Quindi è un po' gli assaggi, no? di quelle che sono le località, poi se ti piacciono ci torni. La cosa che vedo che sono fermissimi in Italia, invece si muovono alla grande sia in Inghilterra che in Germania, è questa nuova mania, che è un po' quella che fanno con i tifosi di calcio tante agenzie di viaggi, di muovere tantissime persone per andare a seguire più che i concerti anche i rave, i grandi raduni tipo il Time Warp adesso che ci sarà in Germania, quindi questi grandi avvenimenti legati al mondo della dance. Okay. In Inghilterra ci sono addirittura delle agenzie specializzate che ti portano in Grecia e ti fanno fare il festino porno con il DJ e sponsorizzato da vodka e robe varie. Quindi vanno addirittura nella nicchia, quindi sono specializzati. Okay. Però so che in Germania e in Olanda ci sono poi delle agenzie che hanno proprio un dipartimento interno che si occupa appunto di prenderti, accompagnarti al pullman, riaccompagnarti quando hai finito di ballarti o sballarti, quello che è, al pullman per tornare a casa, ti danno la tua bella confezione di panini e Coca-Cola per. Quindi è una cosa fatta bene, cioè a modo, in modo che uno evita di farsi lo sbattimento per fare il viaggio in macchina, in modo poi tra l'altro coi pullman o coi charter poi tagliare parecchie spese perché insomma fai un viaggio di gruppo e in più conosci anche delle persone, quindi va bene Facebook, però sai, il social è meglio un po' live a volte, no? Ottimo. Quindi voglio vedere se ci sono degli accorgimenti per i giovani e comunque magari non anche per altri tipi di target a questo beat, quindi venerdì sarò operativissimo perché sono curioso di questa cosa qua. Ok, ci starai una giornata intera a girarlo, Sì, almeno tutto il pomeriggio me lo faccio, quindi poi insomma sai, è suddiviso in Italia, le regioni, l'Europa, sì, insomma, ti perdi dentro in una marea di cose, poi la gente che va in giro con i troller pieni di roba che se la dimentica in giro, vero. Però è buffo. Però è molto bello anche. Sì, no, a Milano bello. Su queste cose qua, sulle fiere, questo è veramente avanti. La manna. Cioè. Ascolta, dovrebbe esserci anche lo stand di Frosinone della Ciocceria là, Vado, operativo. Dovrebbe, operativo. Cioè, c'era quando ci sono andato io, dovrebbe esserci quest'anno. Tu vai, dici, sono Riccardo Sada, ti regalano, che ne so, ti regaliamo qualcosa, ti mandiamo la burrata. E quella è pugliese. Miseria. Va bene, Rick, torni giù al lavoro? Eh sì, adesso torno a chiudere sto Tokyo Hotel e poi via, mettici anche dentro il nome di Orsini, così fai pubblicità, ce lo butti dentro, bene, quello, ti sei impicciato. Quello io lo sistemo come il prezzemolo, Danilo. Bene, grazie Ricco, un abbraccione. Grazie a voi. Ciao. Riccardo Sada.